possiamo dire di locare una parte dello stesso o l'interezza dello stesso. Adesso questa parte del writing ovviamente è dedicata prima alla lettura della mail ricevuta e poi all'elaborazione della risposta, quindi è una simulazione e un'attività completa di quello che vi troverete o vi trovereste effettivamente a fare. Dunque iniziamo a leggere, ovviamente siamo al documento writing numero 1 che trovate nel gruppo. Allora, Dear XXX, ovviamente. I would like to highlight something that would now need a further discussion. Che vuol dire? La trattativa stava andando avanti, a un certo punto ho dovuto segnalare che vi erano delle novità, che qualcosa era effettivamente cambiato. Quindi I would like, mi piacerebbe to highlight. Highlight è sottolineare. Chi segue il calcio sa che gli highlights non sono altro che le azioni salienti, no? Della partita. Quindi I would like to highlight, mi piacerebbe evidenziare, o to point out, o to underline, sono tutti evidentemente sinonimi, something che adesso richiederà un'ulteriore discussione, that will now need a further discussion. Something that would now need, che richiederà adesso, now, that would now need a further discussion. Further vuol dire ulteriore. Ricordate l'avverbio che abbiamo visto prima, furthermore, no? Scritto F-U-R-T-H-E-R, more, quindi ulteriore discussion. Due punti. Che cosa? Qual è il problema? Il problema è che il mio cliente adesso non si accontenta più di locare lo spazio di quell'immobile, le aree di quell'immobile che voleva locare prima, ma vuole prendersi uno spazio, vuole prendersi delle aree maggiori e chiaramente lo sa bene, ciò determinerà una nuova discussione quanto al prezzo. Quindi further discussion, due punti. Total square meters, quindi i metri quadrati totali requested by il mio cliente, and agreed as part of the LOI. Che cos'è the LOI? The LOA, ovviamente in inglese, letter of intent, una lettera di intenti, è il primo atto negoziale di molte trattative inglesi, quindi si crea una lettera di intenti generali del tipo: io voglio prendere in locazione i 2/3 del primo piano, 1/3 del secondo piano e il terrazzo, e l'altra parte, cioè il proprietario, è potenzialmente interessato a cederne in locazione ad un determinato prezzo. Questa è la lettera di intenti con la quale, qui parliamo di una locazione, ma la lettera di intenti vale per qualunque operazione negoziale, quindi con la quale locatore e locatario trovano un accordo di base. Chiaramente poi sta agli avvocati negoziare effettivamente le clausole della trattativa, quindi redigere il contratto. Quindi diciamo che i metri quadrati totali richiesti and agreed, quindi concordati as part of the letter of intent, come parte della lettera di intenti, e gli attuali metri quadrati available, quindi a disposizione nel building, nell'edificio. Stiamo dicendo che c'è una variazione tra i metri quadrati chiesti inizialmente e quelli che vogliamo chiedere adesso. Diciamo, punto 1. In our original discussion in 2018, quindi nella nostra discussione originaria del 2018, il mio cliente, quello che trovereste sotto le X, asked for only 2/3 of the ground floor. Asked for, ricordatevi, to ask richiede sempre for. Richiedere, asked for only
2/3 of the ground floor. Ha richiesto solo i due terzi, the two thirds, of the ground floor, the ground, il piano terra, ha richiesto solo i due terzi del ground floor, while the remaining one third, mentre il rimanente terzo, the remaining one third, of the ground, was reserved for the owner to decide what to do with it. È un po' pleonastica questa frase. Noi volevamo solo i due terzi del piano terra in locazione e qui diciamo, mentre il restante terzo rimaneva a disposizione del proprietario che poteva farne ciò che voleva, ma questo è ovvio, no? Quindi, while the remaining one third of the ground was reserved, era riservato for the owner, il proprietario, to own, O-W-N, vuol dire possedere, essere proprietario, to decide what to do with it, quindi poteva decidere liberamente cosa farne. Vedete, besides, ecco qui, non diciamo also all'inizio della frase, suona meglio besides. Besides, quindi abbiamo parlato del piano terra, ora parliamo dello scantinato, del meno uno. Besides, in relation to the basement, or minus one, as we call it, quindi inoltre, in relazione al basement, in relazione a questo meno uno, al piano seminterrato, potremmo dire, il mio cliente requested for only two small meeting rooms and nothing else. Il mio cliente requested, ha richiesto, for only two small meeting rooms. Ha chiesto solo, perché anche il request va con for, come ask va con for, ha richiesto solo due piccole meeting rooms, for only two small, piccole meeting rooms and nothing else. Non voleva null'altro. Punto 3. Adesso parliamo del soffitto, no? Il rooftop. Non il soffitto, volevo dire la parte superiore dell'appartamento, no? Il lastrico non lo chiameremo, il terrazzo. Finally, infine, finally non vuol dire finalmente, vuol dire infine. Infine. In relation to, vedete sempre questa espressione, in relation to. Finally, in relation to the rooftop, no? Il terrazzo, il famoso rooftop parties, no? Le feste sul terrazzo. In relation to the rooftop, XXX, cioè il mio cliente, ancora requested for, ha richiesto che cosa? The possibility of using it of our sign of the LOI. The municipality approved the project yet. Ripetiamo. Per quanto riguarda, ha chiesto la possibilità di utilizzarlo, request the possibility of using it, di usarlo. But, ma, at the time of the signing of the LOI, ma, at the time of, al momento della nostra firma del LOI, at the time of our, la nostra signing, to sign è siglare, firmare, quindi al tempo della nostra firma, della lettera di intenti, the municipality had not approved the project yet. La municipalità, cioè si intende ovviamente il comune, siamo in Italia, had not approved the project yet. La municipalità, il comune, non aveva ancora approvato il progetto, cioè era un progetto di utilizzo di questo terrazzo. Noi nella lettera di intenti avevamo manifestato la nostra volontà di prendere in locazione anche il terrazzo, o meglio di utilizzarlo, ma il progetto non era ancora stato approvato dal comune. Quindi the municipality had not approved the project yet. Yet è già, quando si mette alla fine della frase, ok? Quindi, esso non era incluso nel LOI, è chiaro, se non c'è ancora, non era stata ancora data l'autorizzazione ad utilizzare il terrazzo, non aveva senso mettere il terrazzo nella lettera di intenti.
quindi does, vedete, quindi, T-H-U-S, it vuol dire the rooftop, it was not included, non era incluso, as part of the LOI, non era incluso come una parte della lettera di intenti. Però avevamo trovato un accordo verbale relativamente al rooftop, avevamo deciso di discuterne, quindi it was agreed, vedete il passivo, non the parties agreed, le parti contrattuali della lettera di intenti hanno deciso, si sono messe d'accordo, it was agreed, era stato stabilito, that further discussion on the rooftop, che further, ulteriori discussioni sul terrazzo, sul rooftop, non fisicamente ma relative al terrazzo, will be needed, vedete ancora il passivo, ulteriori discussion will be needed, sarebbero state futuro needed, necessarie. Non è stato deciso che avremmo discusso del terrazzo, è stato deciso che ulteriori discussioni sul terrazzo sarebbero state necessarie. Tutto il passivo che gli inglesi amano, ascoltate, ve l'ho già detto per sfizio, un discorso della regina e vedrete che il 90% dei verbi sono al passivo. When the municipality, scusate, will give its approval, cioè nel momento in cui il comune darà il suo consenso, its approval, approval vuol dire consenso, la sua autorizzazione. Adesso, questo io ho fatto che cosa? Un recap di quelle che sono, di quelli che erano gli accordi della lettera di intenti. Voglio indicare che ci sono delle modifiche, o meglio, c'è una nuova volontà da parte del mio cliente che gradirebbe un contratto diverso. E allora, as an update, come novità, my client has drawn another plan deviating from the above. Che bella frase, vedete? Come as an update, come novità, my client has drawn another plan. Il mio cliente ha to draw, vi ricordate, D-R-A-W, disegnare vuol dire, mentre draw up vuol dire redigere. Ma col sostantivo plan, cioè piano, si può anche utilizzare to draw e plan, cioè disegnare un piano, progettare un piano. Il mio cliente has drawn another plan, ha disegnato, ha immaginato un altro piano, deviating from the above, un altro piano, in italiano diremmo che devia, che diverge da quello visto sopra. Quindi loro dovrebbero dire that deviates from the above. Ma abbiamo già visto che gli inglesi non amano le subordinate fatte con that, preferiscono il gerundio, quindi another plan, deviating gerundio from the above. Due punti. Uno, il mio cliente now asks for 3/3 of the ground floor. Non vuole più 2/3 del piano terra, lo vuole tutto. Quindi il mio cliente now asks for, vuole, chiede i 3/3 del ground floor. Perché diciamo 3/3 e non tutto? Perché ci siamo espressi in terzi nell'ambito di questa transazione e qui diciamo 3/3. 2. Il mio cliente now asks, chiede, for at least 1/2 of the basement, o meno uno. Prima voleva solo una, due piccole sale riunioni. My client now asks for at least 1/2 of the basement. Vuole almeno metà del piano seminterrato. Chiaramente noi siamo ben consapevoli che non può avere queste cose in più allo stesso prezzo e quindi diciamo che siamo evidentemente desiderosi di metterci a trattare e chiaramente operare queste valutazioni. Quindi we would like to sit down, ci piacerebbe sit down, incontrarci, sederci a un tavolino, è figurato, and discuss such update, e discutere queste novità, as these options would require different investment on our part.
we would like to sit down and discuss such update, queste novità. As vuol dire dato che, as these options, queste opzioni, would require, richiederanno, a different investment on our part, un investimento diverso da parte nostra. Quindi questa è la prima premessa, sappiamo che il costo sarà maggiore. We are open to discuss with you which option is most suitable. Perché? Perché noi stiamo in qualche modo contravvenendo, no? Alla letter of intent. Vogliamo prendere di più di quanto originariamente il proprietario voleva concederci. Quindi diciamo anche che we are open to discuss, siamo pronti, siamo aperti a discutere con te, with you, which option is most suitable. Suitable vuol dire quella che suits better, cioè quella che effettivamente si attaglia meglio alle tue esigenze. Is most suitable, scritto suitable, ok? Depending on the option, quindi a seconda dell'opzione che sceglieremo, depending on the option, the letter of intent, la lettera di intenti, model, or the new opportunity, this will be the foundation of the agreement that we will seek to conclude. Cioè questo nuovo accordo, questo nuovo piano, sarà the foundation, the base, la base, of the agreement that we will seek, ricordate quando abbiamo spiegato il significato di seek, cioè cercare con forza di concludere. E poi evidentemente do un'idea di appuntamento, no? I will be in Milan, io sarò a Milano, at the end of October, alla fine di ottobre, or can extend until November 4-5. Quindi gli sto dando una sorta di temporal lapse, quindi una sorta di arco temporale nel quale incontrarci. It would be good to personally meet. Perché qui sono io che chiedo l'incontro personale? Perché stiamo evidentemente modificando, stiamo provando a modificare the letter of intent. Sappiamo che ciò richiederà un altro investimento. Sappiamo anche che prima volevamo prendere solo due stanzette del piano seminterrato, adesso ne vogliamo prendere metà, quindi sarà anche opportuno capire quale metà andremo a prendere e allora dobbiamo incontrarci di persona. It would be good to personally meet and have a discussion on your ideas and plans, avere una discussione circa le tue idee e circa i tuoi piani, and hopefully be able to finalize the agreement, e hopefully, speranzosamente, quindi, e se tutto va bene, be able to finalize the agreement, essere in grado di concludere l'accordo. Ancora vi dico, kindly check, vedete, kindly, kind vuol dire gentile, no? Very kind, molto gentile, K-I-N-D, kind regards, alla fine delle mail, vuol dire cordiali saluti. Kindly vuol dire gentilmente controlla, kindly check, gentilmente controlla, vuol dire sostanzialmente che cosa? Please, è il famoso please con l'imperativo inglese, no? Kindly check, gentilmente controlla, fallo gentilmente, ma controlla, and